Bella ragazzi, allora bentornati in questo ultimo episodio di Juicy Dwarf in Fortnite. Non so cosa sia successo nello scorso episodio. È qualcosa di apocalittico, ma nel vero senso della parola. Comunque, noi oltre a queste gare, libretto, non abbiamo più niente. A parte questo della pata eliminazione che ci serve un prototipo, ma il prototipo non ce l'abbiamo più. Questa dobbiamo arrivare primi. E niente, facciamo derapata eliminazione. Dai, questa me la so anche cavare. Però abbiamo solo la Mustang, però. Forza e coraggio, dai. Speriamo che questa volta non succeda come lo scorso episodio. Che non so neanche io che cosa è successo. Non so, cioè, non me lo so spiegare. Sì. Una rivoluzione nel mondo dell'automobilismo. Le corse incontrano le derapate. Fai la GTO. Oggi i concorrenti competono per il libretto. Osservateli allinearsi sulla griglia di partenza. GTO, Tom. Non sai nemmeno contro chi scommetti. Certo, basta che non è ti. Nel senso che diventi tipo un demone. Occhio. Ok, così deve essere. Guarda come sguiscia forte la nostra Mustang. Cioè, nostra a modo di dire. Questa l'abbiamo fregata a Ken, però. È come se fosse nostra alla fine, visto che abbiamo vinto il libretto. Cazzo, guardate qui, stavo per andata dell'auto 2. Devo stare attento qua nelle varie manovre. Ci vuole talento per derapare come l'auto 1. L'auto 2 non interrompe la derapata. L'auto 1 getta al vento un bel gruzzolo di punti. Aia, Tyron. Ottima manovra, derapata stretta dell'auto 2. L'auto 1 ci dà una lezione di guida. Velocità e angolazione perfette. Ultimo giro, ti è? La linea di derapata. Ok, sì, ma in questo tipo di gare la concentrazione serve come? Quindi, ecco, sapete perché non parlo, almeno parlo veramente, veramente poco. Per non distrarmi. Comunque, GTO presa, non so se magari la possiamo utilizzare, magari alla classe prossima, che è la internazionale, quindi magari potremmo utilizzare la GTO come auto da derapata. Ecco sì, i prototipi, però questo è per forza muscle car. Proviamo a rifare questa, va. Che se qua possiamo utilizzarle tutte. Noi andiamo avanti con questo invece, va. Con la Mustang Fastback. Magari la GTO, ovviamente faccio tutte le mie modifiche off camera per poi magari poterla utilizzare prossimamente. Gli imperatori si godono lo spettacolo qui a Spirit of the Emperors. Negli episodi futuri. Chi vincerà? Benvenuti a un nuovo evento, Re delle Derapate. Sì, ma solo lui, è brutto, dai, ma oggi che cazzo. I concorrenti competono per il libretto. Osservateli allinearsi sulla griglia di partenza. Oh, si vede che sto migliorando nel bluffare. Devo darmi al poker professionistico. Senti, tutta questa cosa che tu stai facendo non è che ti sarà molto d'aiuto con quelle manovre che fai con le mani.
l'ultima manovra, derapata stretta dell'auto 2. L'auto 2 non interrompe la derapata. Wow, che pelo. Lento per derapare come l'auto 1. Ecco anche qua, guarda, guarda. Il millimetro, il millimetro preciso. E siamo anche a casa qua poi. A casa siamo. Vai. 20 secondi. Punteggio record per l'auto 2. Cacchio, ma No, aspetta, che cazzo stai a dire? Sì, vai così. Ma cosa stai a dire? Come cazzo è possibile? Abbiamo perso la Mustang ancora, ve lo dico. Ti è? Allora, cioè negli ultimi 20 secondi Leon ha recuperato un casino, non si sa come. E che io sono rimasto costante poi. Or dunque, nuova Mustang presa completamente nuova dalla concessionaria. Eh certo, l'altra l'abbiamo persa. Vedi un po', ti è ancora. Ti è, sì. Il circuito Spirit of the Emperors vi farà provare un brivido antico. Antico, insomma, il re parliamone. È diventato l'evento più popolare di Hot Import Nights. Sta di fatto però si posizionano sulla griglia di questo evento per il libretto. Guarda, ci hai visto, manco la targa ho cambiato, perché proprio di fretta e furia. Non è facile. Mi hai fatto venire il mal di testa. Ok. Dai, abbiamo auto uguale, potenza uguale. Cioè, la potenza è la stessa. Non è proprio fattibile adesso. Guardate quella sbandata dell'auto 2. L'auto 1 ci dà una lezione di guida. Velocità e angolazione perfette. E siamo secondi, ancora. Velocità e angolazione perfette. L'auto 1 mantiene alla perfezione la linea di derapata. Io sto guardando la pista, non posso stare a cazzo. Ecco, guardare il punteggio, perché altrimenti succede questo. No, no, ma abbiamo già perso. Ve lo dico io. Mantiene alla perfezione la linea di derapata. L'auto 1 mantiene alla perfezione la linea di derapata. Per derapare come l'auto 1. L'auto 2 non interrompe la derapata. Siamo ancora secondi, eh? Primi forse. Alleluia, alleluia. Però non è tanto distante, porca di quella. Cioè, ma proprio io devo bestemmiare per poter vincere una gara. Meno male che abbiamo ripreso la nostra Mustang, quella là, cioè quella grigia, quella lì. Allora, gareggiamo ancora, vai. Ragazzi, non ce la sto facendo più. Che palle. Prototipo, libretto. Dai, le facciamo queste due, che così, dai, almeno non rischiamo di perdere l'auto. Divine Reflex. Ah, solo questa però. E niente, utilizziamo subito questa, va. Utilizziamo subito questa.
Affinate i sensi per Divine Reflex. Questa gara è un evento su circuito classico. Che brutta decalcomania. L'auto non è male, ma cioè così è inguardabile, davvero inguardabile. Avanti francese, dammi i soldi. Perfetto, dovrebbe andare. Tra l'altro ancora con la classica capriola lì, capovolta, che supera ogni legge fisica, ma vabbè. Ma a parte che questo gioco non c'ha una fisica, se proprio vogliamo dirlo, però. Ha perso una posizione. L'auto occhio. L'avete tutta e conquista una posizione. Quando l'auto 8 è bloccata, diventa pericolosa. Però va questa CGTO, Sono al top. Passo indietro. Forse di giocare a hockey da fuori. Ma che cazzo. L'auto 4 passa al comando. L'auto 6 preme il pulsante magico e guardate che risultato. L'auto 4 inizia a perdere posizioni. Guarda come va, Un posto più avanti per l'auto 3. L'auto 8 conduce la gara. Wow, un contatto davvero violento. Scommetto che hanno preso un bello scossone. No, proprio l'accelerazione io la sento. La sento. Porca troia. È una bomba quest'auto, nel vero senso della parola. L'auto 4 aumenta la pressione. L'auto 7 guadagna una posizione. Siamo già alla velocità massima. Un carro attrezzi per l'auto 8. Eravamo. La collisione ad alta velocità. Nuovo giro migliore per l'auto 8. Cavoli, come sono incazzati quelli dietro. Vabbè, dai. Nelle gare normali siamo praticamente imbattibili o quasi. Guardate che fiammata per l'auto 5. Dai. Oh, l'auto 7 ha colpito il muro ad alta velocità. Spero che sia assicurato. L'auto Vai. 7 è impazzita. Miglior Cazzio. Giro per lei. Va quello. Incredibile. Torna qua, bastardo. Per cacchio vuoi andare tu? Ai ai. No. Guarda che ti vado a scantare, Bam. Auto 3 contro la barriera di pneumatici. Cazzo. Il circuito si fa pericoloso. Sì. N2O in stupido per l'auto 7. No, arriviamo secondi, no. Inchinatevi al vincitore. Vabbè, dai. Meno male che comunque sì che siamo riusciti a battere lui, almeno quello, dai. Almeno non abbiamo perso la macchina, dai, almeno quello, cazzo. Dai. Vincita, però questa la dobbiamo rifare, perché dobbiamo arrivare primi in tutti gli eventi, in tutte le gare dobbiamo riuscire ad arrivare primi, non c'è verso, primi o niente. Subitissimo andiamo a fare anche l'altra, anche se è un prototipo. Eccola qua, no, è un prototipo. E allora scusa, perché forse perché è muscle car, per quello.
Gli appassionati di Turbo non dovrebbero perdersi questo circuito. Vernezilla! Gara su circuito. Che c'è di più semplice? Ancora dammi i soldi, sempre tu. Beh, almeno lui rilancia abbastanza, almeno. Ho una sensazione positiva. Mi prude l'orecchio in una maniera... Non lo so, secondo me questo qua è un segno negativo, secondo me. Quindi siamo avvisati. Metallo contorto ovunque. L'auto 3 ha appena baciato il muro. Ops, credo che l'auto 1 intendesse colpire quella barriera di pneumatici. E qua bisogna un po' rallentare, perché altrimenti si va a sbattere contro la barriera. Tutto il percorso. Attenzione, l'auto 2 ha colpito una barriera di pneumatici. Incidenti in vista. Guardate l'auto 2. Il nome per la guida, ma... Ma lui è ubriaco marcio, Leon, sto parlando. Anche Nicolas non è sta da meno. Derapata praticamente perfetta da parte dell'auto 8. Stai cercando di spaventarmi? Ehi, l'auto anche se ha appena distrutto una barriera. Ai, in primis voglio ucciderti. Oh, l'auto 7 ha colpito il muro ad alta velocità. Spero che sia assicurato. Wow, un contatto davvero violento. Scommetto che hanno preso un bello scosso. Credevano forse di giocare a hockey da fuori? Guardate che fiammata per l'auto 5! Nuovo giro migliore per l'auto 8! Ti voglio vedere! L'auto 2 colpisce accidentalmente un muro! Invieremo la scena a Paperissima! L'auto 2 ha appena distrutto una barriera di pneumatici! Ci sono ostacoli in tutto il circuito! Pneumatici per tutto grazie all'auto 1. L'investimento in N2O dà i suoi frutti all'auto 3. Beh, tanto questa macchina non è mica nostra, è di Eric Iron. Sparge scintille sul circuito. I piloti dovranno fare una gincana tra quei pneumatici seminati dall'auto 2. Accidenti, l'auto 2 ha colpito il muro ad alta velocità, sì! È stato incredibile. Auto 3 contro la barriera di pneumatici. Sì, pneumatici, bla bla bla. Bene, Nicolas non è neanche riuscito ad arrivare quarto, peggio per lui. Bene, almeno questo abbiamo vinto, vacca boia. È scommessa, ovviamente. Guarda lì i soldi come salgono. Qua adesso dobbiamo recuperare tutti i soldi persi, Tutti i soldi persi dobbiamo recuperare. Ok, ci siamo? Ci siamo. Allora ragazzi, io direi per questo episodio di Juice 2 Hot Imprint Nights è tutto. Vi ricordo che se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi. Se volete tenere aggiornati sul prossimo episodio di tutto il gioco di tutti i giochi, mettete un bel pollice in su. Se vi è piaciuto l'episodio, non dire anche la vostra nei commenti. E off camera mi preparerò una nuova auto prototipo per poter fare ancora le gare libretto, e poi vediamo se riusciamo a superare questa maledizione, perché a questo punto l'unica spiegazione è che qualcuno ci ha lanciato una maledizione, e speriamo che questa svanisca il più presto possibile, o che almeno perda effetto. Quindi ci risentiamo in un prossimo video o un prossimo episodio di Juice 2 Hot Imprint Nights. Bella!